Le idee, stando diciamo in mezza campagna, vengono molto bene perché basta affacciarsi in un orto e trovi la materia prima freschissima e puoi fare di tutto. Dall'orto alla coppetta arriva infatti il gelato al gusto Baccelli, sicuramente un abbinamento insolito e curioso quello tra il gelato e i prodotti dell'orto, ma che cerca così di coniugare il meglio dell'agricoltura del territorio aretino con la gelateria artigianale. Nasce appunto da una curiosità tua di andare avanti con il prodotto, di far vedere alla gente che sei un artigiano appunto e va bene fare nocciola, va bene fare pistacchio, ma è anche importante far vedere appunto che sei un artigiano e provare a testare anche altri tipi di prodotti. Ho fatto il gelato appunto all'olio di oliva, il sedano, fagioli, carciofi, tutto quello che si riesce a gelare si prova, si rischia. Qual è il gusto e il sapore di questo gelato? No, proprio, è come mangiare un baccello, è come mangiare un cucchiaio di olio, è come mangiare un cucchiaio di pomodoro. Gusto, creatività, innovazione, ma anche solidarietà. Il prossimo 25 maggio, infatti, l'Associazione Gelatieri Italiani sarà ad Amatrice, territorio messo in ginocchio dal sisma dello scorso agosto, per offrire il gelato alla popolazione terremotata, ma soprattutto per consentire la ripresa della gelateria del paese. Purtroppo parlando con le persone giù c'è voglia di ripartire, anche perché la solidarietà, ci spiegavano, va molto bene, però bisogna stare attenti perché la gente non si deve adagiare alla solidarietà, ma deve avere lo stimolo per ripartire. E noi cerchiamo nel nostro piccolo, perché per quanto ci possa sembrare di fare tanto, credetemi, non si fa niente quando va in quelle zone, e cerchiamo appunto di aiutare questo nostro collega a far ripartire lui e giustamente tutto quello che è l'economia locale.